la voce così mi sentite? Sì. Bene? Bene. Ah, senza apparato tecnologico. Dunque, intanto, grazie per essere qui, grazie all'amministrazione comunale che ha deciso di mettere in scena questa opera, Tanteo, della quale dovrò dirvi alcune cose. Innanzitutto la storia. Il sottotitolo di Danteum è Alle origini della Divina Commedia. Che cosa si intende per alle origini? Si intende proprio il vero significato della parola. Perché questo? Perché circa 600 anni prima che Dante scrivesse la commedia, un signore dettò ad uno scriba un sogno. Lui era analfabeta e quindi decise di dettarlo. E in questo sogno, lui racconta a questo scriba, si trova accompagnato dall'arcangelo Gabriele, il quale lo porta in vari cieli. E in vari cieli comincia con il paradiso, dove incontra Abramo, Mosè, Gesù, sempre accompagnato dall'arcangelo Gabriele. Poi pian piano si trova nell'inferno. Questo signore era il profeta Maometto, il quale scrisse appunto circa 600 anni prima questo libro che intitolò Il libro della scala. Ora, come fa il libro della scala a influenzare, a detta dei dantisti studiosi, la Divina Commedia? Perché le distanze sono enormi, sia di anni sia di concezione filosofica. Beh, il percorso di questo libro è piuttosto interessante, perché nel 200, nel 13 secolo, anche nel 12 secolo, la cultura islamica, anche in Italia, alla corte di Federico II di Svevia, era molto apprezzata, e anche in Spagna era molto apprezzata, specialmente alla corte di Alfonso X di Castiglia, detto il Saggio. Questo libro arriva appunto alla corte di Alfonso X, però questo libro è scritto in arabo. E allora, Alfonso X dice, ma al suo medico, un certo Abraham Ibn, me lo puoi tradurre in castigliano così lo posso leggere? E questo medico lo traduce appunto dall'arabo in castigliano. E la cosa finisce lì, nella cultura appunto anche di questo re, la voglia, la volontà di conoscere anche altre culture. In questa corte c'è anche un notaio, Ramingoli, un ghibellino, Bonaventura da Siena, il quale, sul suggerimento sempre del re, decide di fare un'altra traduzione, ovvero dal castigliano al latino. E poi verrà tradotto anche in francese, in provenzale. Questa traduzione latina comincia ad avere una lingua in più, per cui può essere rivolta ad una platea maggiore. Alla corte, sempre di Alfonso X, in ambasceria arriva un altro fiorentino guelfo questa volta, perché sia guelfo che ghibellini volevano in qualche modo insomma accattivarsi le simpatie di questo re molto importante. Quest'altro signore era Brunetto Latini. Nel 1260 circa arriva alla corte. E incuriosito da tutta questa vicenda, dall'attenzione di questa cultura islamica, eccetera, eccetera, trova questo libro e molto probabilmente lo porta a Firenze. Lo porta a Firenze e Brunetto Latini, essendo uno degli insegnanti anche di Dante, è ragionevole pensare che Dante lo abbia letto. E da qui probabilmente ha preso spunto o delle idee che poi arriveranno a compiere la commedia. Ma non è tutto, perché gli studiosi stanno cercando tutti i pezzi del mosaico per rimettere assieme il quadro completo.
Un altro pezzo di mosaico è stato scoperto nella biblioteca di San Domenico a Bologna. San Domenico morì a Bologna. E in questa biblioteca è stato trovato un altro libro della Scala. In che senso? Perché è molto importante adesso sapere il senso di questo ritrovamento. In questo convento c'era una biblioteca, molto importante, grande, e un certo Ugolino nel 1312 fa un lascito a questa biblioteca della sua collezione di libri, tra i quali c'è anche il libro della Scala. Questo Ugolino era lì non solo come bibliotecario e anche come appassionato, ma soprattutto era il custode del sepolcro fatto da Niccolò Pisano del Santo. Quello che era molto importante, era una persona non di poco conto. Questo è un altro pezzetto del mosaico che è stato scoperto l'anno scorso, è uscito un libro su questo argomento da Giovanni Daga, che era un eminente studioso, per cercare appunto di ricomporre tutto quanto il quadro completo. Ora, questo sembra il quadro semi-completo. Ora, naturalmente, anche qui si sono disposte due fazioni. Chi dice tra i tantisti che sono tutte coincidenze e chi dice invece no, non sono delle coincidenze, ma sono dei fatti veri, per cui la commedia dantesca ha origini islamiche. Lascio a voi, se avete tempo e voglia, ulteriormente di approfondire la situazione. Oggi in internet troverete tutte le informazioni del caso. Ma queste coincidenze, parlando di coincidenze, sono abbastanza particolari, perché anche Fazio dei Duverti, nel 1300, scrive un libro, il Dittamondo, lui tra l'altro è un discendente di Fernando dei Duverti, dove immagina un giro del mondo all'epoca conosciuto e dove lui stesso un'altra volta recita il libro della Scala. Per cui si sapeva che esisteva questo libro, e quindi è molto strano, o diciamo così, è un'ipotesi abbastanza remota, che siano solo delle coincidenze, quando invece a suffragio della tesi seconda, probabilmente Dante, avendo questa idea e avendola letta, dice: ma perché no? Potrebbe essere una cosa da scriverci sopra anche le mie idee. Naturalmente Dante aggiunge l'interrogatorio, mentre invece il libro della Scala comincia dal paradiso e finisce all'inferno. Noi stasera però inizieremo dall'inferno. Sarà il purgatorio e infine il paradiso. Ora, chiusa la parentesi escatologica, come la chiamò il primo che cominciò a studiare su questo, e cioè lo studioso Joachim Palacios, che all'inizio del Novecento fu il primo a scrivere queste strane similitudini fra i due libri. Entriamo nella musica. Allora, la musica che ascolterete, non so se potrete aspettarvela o meno, ma comunque io l'ho concepita in una maniera non accademica, nel senso tonale, ovvero melodico del termine, ma in tutt'altro modo, ovvero ricercare, come forse l'hanno ricercato coloro i quali hanno scritto questi libri, delle astrazioni, in questo caso dello sonore, dove la materia musicale è davvero turbata. Per cui nell'inferno ascolterete questi turbamenti in senso musicale del termine. Vi ho voluto accennare a qualche sonorità perché magari potreste rimanere, diciamo così, un po' sorpresi dalle sonorità. Per cui l'inferno si apre con un grande cluster, come se si aprisse un sipario, e il cluster che cos'è? È un grappolo di note sparse sul pianoforte, apparentemente sconnesse tra di loro, ma anche qui è tutto, diciamo, incastonato tra i vari suoni. Beh, a questo punto vi suonerò l'inferno e alla voce recitante, già non importa, riconoscerete tra l'altro i brevi racconti dal libro della Scala a
rime dantesche senza penso grossi problemi. Buon ascolto. Si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, facemi la divina podestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create, se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Qui vi sospiri, pianti e alti guai risuonavan per l'aere senza stelle, perch'io al cominciarne lagrimai. Diverse lingue, orribil favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte, fioche e suon di manconelle facevano un tumulto il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta come l'arena quando turbo spira. Io che avea d'error la testa cinta dissi: maestro, che è quel chiodo e che gente è che par nel duol si vinta? Ed egli a me: questo misero modo tegnon l'anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo. Sappi, Maometto, che sotto questa terra dove abitano le genti vi è un'altra terra tutta di fuoco come le genti che l'abitano, e vi è anche un mare di fuoco come tutti i pesci che ci sono dentro. Vicino a quella terra ve n'è un'altra simile di fuoco come lo sono il mare, tutte le genti che l'abitano e i pesci. E così ci sono sette terre una dopo l'altra, e in ciascuno vi è un mare di fuoco. Tutte queste terre, questi mari e le genti, i pesci che ci sono dentro sono di fuoco. Le creature che si trovano lì e a qualunque specie appartengono sono tutte di fuoco. Interrogai allora Gabriele, chiedendogli di dirmi che cosa ci fosse sotto quelle terre, e lui rispose che là sotto c'era una pietra che sosteneva le terre, e sotto quella pietra c'era un pesce che sosteneva la pietra. Questo pesce tiene la testa e la coda così unite da formare un cerchio. Quindi gli chiesi che cosa ci fosse sotto il pesce. Rispose che sotto quel pesce non c'era altro che l'oscurità delle tenebre, e che cosa ci sia oltre nessuno lo sa se non Dio. Non era ancora di nessuno arrivato quando noi ci mettemmo per un bosco che da neun sentiero era segnato. Non fronte verde ma di color fosco, non rami schietti ma nodosi involti, non pomi vera ma stecchi con tosco, non ansi aspri sterpi né si folti, quelle fiere selvagge che nodio hanno tra cecina e corneto i luoghi colti. Quivi le brutte arpie l'ornidi fanno che cacciar delle strofa dei troiani con tristo annunzio di futuro danno. Ali hanno late e colli e visi umani, pie con artigli e pennuto il gran ventre fanno lamenti in sugli alberi strani. E il buon maestro,
prima che più entre sappi che sei nel secondo girone, mi cominciò a dire, e sarai mentre che tu verrai nell'orribil sabbione. Però riguarda ben, si vedrai cose che torni in fede al mio sermone. Sotto questa terra Dio pose un vento che in arabo viene chiamato Ar-Ra-Lakin, che significa vento sterile. Viene chiamato in questo modo perché è duro e crudele, senza alcuna pietà, come una donna sterile che non partorisce e non ha in sé quella pietà che mostrano le altre donne. Poiché quel vento è così duro e crudele, Dio lo fa tenere da 1000 briglie di ferro e ha posto 1000 angeli a tenere ciascuna di esse. Dio, per mezzo di questo vento, uccise Datan e Abiram e tutti i loro popoli. E un'altra volta uccise allo stesso modo anche un altro popolo che si chiama Hade, poiché non volle credere ai suoi messaggeri. Io sentì ad ogni parte trarre guai e non vedea persona che il facesse, perché io tutto smarrito m'arrestai. Credio che i credette, che io credesse, che tante voci uscissero tra quei bronchi da gente che per noi si nascondesse. Però disse il maestro, se tu tronchi qualche fraschetta d'una d'este piante, li pensier ch'hai si faranno tutti monchi. Allora porsi la mano un poco avanti e colsi un ramicel da un gran pruno, e il tronco suo gridò, perché mi schiante? Da che fatto fu poi di sangue bruno, ricominciò a dir, perché mi scerpi? Non hai tu spirito di pietà di alcuno? Uomini fummo e or siam fatti sterpi. Ben dovrebbe essere la tua man più pia se state fossimo anime di serpi. Come d'uno stizzo verde carso sia dall'un de capi che dall'altro geme e cigola per vento che va via, sì della scheggia rotta usciva insieme parole e sangue, ond'io lasciai la cima cadere e stetti come l'uom che teme. Il custode, facendo così, fece uscire il vento per 7 giorni e 7 notti contro quel popolo e uccise tutti quanti. Con questo vento Dio, poco prima del giorno del giudizio, distruggerà tutte le montagne, tutti i castelli e le ville e tutte le costruzioni che si trovano sulla terra, così che da quel momento in poi non rimarrà nulla secondo quanto lui stesso disse nel Corano e mi spiegò. Se qualcuno ti chiederà che cosa ne sarà delle montagne nel giorno del giudizio, tu risponderai che le rovescerò dalle loro fondamenta e le spianerò così che sulla terra non ci sarà un luogo più alto di un altro. Dopo di ciò Gabriele aggiunse che Dio con questo vento tormenterà i peccatori nell'inferno, poiché il vento li scorticherà e poi li brucerà la fiamma del fuoco, e quelli saranno tormentati così duramente che nessuno lo riuscirebbe a dire. Federico, e che le volsi serrando e diserrandosi soavi, che dal segreto suo quasi d'un uomo tolsi, fede portai al glorioso uffizio
tanto ch'io ne perdei li sogni e i polsi. La meretrice che mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi putti, morte comune e delle corti vizio, infiammò contra me gli animi tutti, e gli infiammati infiammarsi augusto, che lieti onor tornaro in tristi lutti. L'animo mio, per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto fece me contro me giusto. Per le nove radici d'esto legno vi giuro che giammai non ruppi fede al mio Signor, che fu d'onore sì degno. E se di voi alcun nel mondo riede, conforti la memoria mia che giace ancor del colpo che invidia le diede. Sappiate che questa terra si chiama Algelada ed è molto grande. Dio mandò sulla terra gli scorpioni dell'inferno, che sono grandi come muli, e le loro code sono lunghe come l'asta di una lancia, o più ancora, e in ciascuna delle code ci sono 360 nodi, e ciascun nodo 360 corni, e in ciascun corno ci sono 360 vasi, tutti pieni di veleno. Questo veleno è così potente che se qualcuno ponesse nel centro del mondo anche un solo di questi vasi, tanto gli alberi quanto le acque, le genti, gli animali e tutte le altre creature che vivono lì sarebbero distrutte per la grandissima puzza che ne esce e per l'enorme ribrezzo che suscita. Ma questi scorpioni Dio diede potere sui peccatori dell'inferno. Quando si imbattono in loro, li prendono per i capelli e li scuoiono dalla testa ai piedi, tanto che rimangono così stupefatti che non si riesce a distinguere se sono vivi o morti. Dopo che li hanno scuoiati, versano su di loro il veleno di uno dei vasi di cui si è detto: questo è così potente che da una parte separa la carne, dall'altra le ossa e dall'altra i nervi, e in questo modo li devasta totalmente. Ma Dio li ricompone come erano prima, perché continuino ad essere tormentati. La bucca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendo la capelli del capo che gli aveva di retro guasto. Poi cominciò: tu vuochi io rinovelli disperato dolor che il cuore mi preme, già pur pensando pria ch'io ne favelli, ma se le mie parole esser di insemi, che frutti infami al traditor chi rodo, parlare e lacrimar vedrai insieme. Il purgatorio. Allora, il purgatorio
non ha a che fare nulla con il libro della scala, perché non ha il purgatorio. Per cui quello che ascolterete saranno degli suoni distanti sulla tastiera, ipoteticamente come le anime distanti tra di loro, per cercare quella una via di uscita che li porti nella terra promessa, in questo caso nel paradiso. E quindi la descrizione a questo punto del libro della scala, come farla, cioè come rappresentare in maniera sonora ciò che non è stato scritto nel libro della scala, cioè il purgatorio. Allora io ho pensato di trasferire i suoni dalla tastiera sull'arpa del pianoforte, per cui quello che ascolterete sulla tastiera sarà la Divina Commedia, che ogni volta vi aiuterà anche in questo percorso. Quando invece ascolterete i suoni che non appartengono all'Occidente, così perlomeno ho pensato io, realizzandoli sulla cordiera del pianoforte, che voi conoscete benissimo, immagino, sì, sono tecniche della musica contemporanea vengono da 100 anni, ma che essendo poco frequenti concerti di musica contemporanea, vi assicuro che vi perdete una importante filosofia riguardante appunto la musica. Per cui i suoni realizzati sulla cordiera del pianoforte in qualche maniera rappresentano altro, cioè non più quello che è occidentale. E cosa dirvi a proposito di questo? Poi, finito il percorso sonoro sulla cordiera, per questo momento ricomincia sulla tastiera e si concluderà con l'indugio iniziale, un percorso che dai suoni gravi porteranno fino ai suoni acuti, e quindi io mi sono, diciamo così, espresso in maniera ottimistica che tutte le anime del purgatorio saremo tutte quante in paradiso. Buonasera. Percorrer miglior acque alza le vele. Omai la navicella del mio ingegno che lascia dietro a sé mar sì crudele, e canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno. Com'io da loro sguardo fui partito, un poco me volgendo all'altro polo, là onde il carro già era sparito, vidi presso di me un veglio solo, degno di tanta reverenza in vista, che più non dee a padre alcun figliolo. Lunga la barba e di pel bianco mista, portava a suoi capelli simigliante, de quai cadeva al petto doppia lista. Li raggi delle quattro luci sante fregiavan sì la sua faccia di lume, ch'il vedea come il sol fosse davante. Chi siete voi che contro al cieco fiume fuggite avete la prigione eterna? Disse il movendo quelle oneste piume. Chi va guidati o che vi fu lucerna uscendo fuor della profonda notte che sempre nera fa la valle inferna? Son le leggi d'abisso così rotte, o è mutato in ciel nuovo consiglio che dannati venite alle mie grotte? Lo duca mio allor mi diè di piglio e con parole e con mani e con cenni irreverenti mi fe le gambe e il ciglio,
poscia, rispose lui. Da me non venni, donna, scese del ciel, per li cui prieghi. Della mia compagnia costui sovvenni, ma da che tuo volere che più si spieghi, di nostra condizione, com'ella è vera, esser non puote il mio che a te si nieghi. Questi non vide mai l'ultima sera, ma per la sua follia le fu sì presso che molto poco tempo a volgere era. Sì, come dissi, fui mandato da esso per lui compare, e non gli era altra via che questa per la qual mi sono messo. Mostrata ho lui tutta la gente ria, e ora intendo mostrar quegli spirti che purgan sé sotto la tua balia. Come io l'ho tratto saria lungo a dirti, dell'alto scendo virtù che m'aiuta conducerlo a vederti e a udirti. Or ti piaccia gradir la sua venuta, libertà va cercando che è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta.
Io ero già da quell'ombre partito e seguitava l'orme del mio duca, quando di retro a me drizzando il dito una gridò: che non par che Luca, lo raggio da sinistra a quel di sotto, e come vivo par che quell'ombra partito si conduca. Gli occhi mi volsi al suon di questo motto e vidi le guardar per maraviglia pur me e il lume che era rotto. Perché l'animo tuo tanto s'impiglia, disse il maestro, che l'andare allenti, che ti fa ciò che quivi si pispiglia? Vien dietro a me e lascia dir le genti, sta come torre ferma che non crolla giammai la cima per soffiar di venti, che è sempre l'omo in cui pensier rampolla sovra pensier, da sé dilunga il segno perché la foga l'un dell'altro insolla. Che potevo io ridir se non io vegno? Dissilo alquanto del color consperso che fa l'uom di perdon talvolta degno. E intanto per la costa di traverso venivan gente innanzi a noi un poco cantando miserere averso averso. Quando s'accorser chi non dava loco per lo mio corpo al trapassar di raggi, mutar lor canto in un oh lungo e roco, e due di oro in forma di messaggi corsero incontro a noi e dimandarne: di vostra condizione fatene saggi. Il mio maestro: voi potete andarne e ritrarre a color che vi mandaro che il corpo di costui è vera carne. Se per veder la sua ombra restaro, com'io avviso assai al loro riposto, facciangli onore ed esser può loro caro. Vapori accesi non vid'io sì tosto, di prima notte mai fender sereno, né col calando nuvole d'agosto, che color non tornasser suso in mano, e giunti là con gli altri a noi dier volta come schiera che scorre senza freno. Questa gente che preme a noi è molta e vegnonti a pregar, disse il poeta, però purva e in andando ascolta. O anima che vai pur esser lieta con quelle membra con le quali nascesti, venian gridando loro un poco il passo queta. Guarda s'alcun di noi un qua vedesti, sì che di lui di la novella porti. Perché vai, deh, perché non t'arresti? Noi fummo tutti già per forza morti e peccatori fino all'ultima ora. Quivi lume del ciel ne fece accorti, sì che pentendo e perdonando fora di vita uscimmo a Dio pacificati, che del desio di sé veder s'accora. E io, perché nei vostri visi guati non riconosco alcun, ma se a voi piace cosa ch'io posso, spiriti ben nati, voi dite e io farò per quella pace che dietro a piedi di si fatta guida di mondo in mondo cercar mi si face. Thank you.
prima volta, questo momento sporadici, questi appuntamenti, è solo a tutti. Come ci abituiamo alla figura dell'arte o all'arte astratta, con qualche difficoltà in più a livello comunicativo, ci si abitua tranquillamente anche alla musica melodica e alla musica non melodica. È solo questione di abitudine e ovviamente quello che non conosciamo e che è un minimo di documentazione. Ecco, il paradiso, l'ultima cantica, l'ho pensato come un turbine di anime che volano dappertutto, ogni tanto qualcuno emerge sugli altri, ma è un continuum, quindi un tappeto di note consecutive dall'inizio alla fine. C'è solamente all'interno di questo turbine di note un'isola di quiete, di calma, come se tutto un tratto, non lo so se avete mai visto anche uno stormo, alle volte gli stormi volano dappertutto, poi tutto un tratto magari hanno un movimento meno brusco, cioè come se si acquietassero, come se chissà che cosa accade, ma ci fosse un momento di stasi, di riflessione per sapere dove andare, tutto un tratto cominciano a correre verso una direzione. Apparentemente a noi magari non sembra così, ma nel loro modo di volare esprimono tutto quanto. E così ho pensato appunto al paradiso, in questo caso di Dante, e soprattutto anche al paradiso, visto che è un po' meno conosciuto, di Mahomet. Beh, per suono. La gloria di colui che tutto muove, per l'universo penetra e risplende, in una parte più e meno altrove. Nel ciel che più della sua luce prende, fui io e vidi cose che ridire né sa né può chi di lassù discende. Perché appressando sé al suo disire, nostro intelletto si profonda tanto che dietro la memoria non può ire. Veramente quant'io del regno santo nella mia mente potei far tesoro, sarà ora materia del mio canto. E Gabriele rispose: caro angelo della morte, udito ciò andai subito verso di lui e gli dissi: sei tu l'angelo della morte? E quello rispose: sì. Quindi lo interrogai pregandolo di dirmi in che modo estraesse le anime dai corpi degli uomini quando questi muoiono, e lui mi rispose dicendo: sappi Maometto che dal momento in cui Adamo, che fu il primo uomo, è stato creato da Dio e posto sulla terra, Dio mi diede questo ufficio di estrarre le anime dai corpi degli uomini fino al grande giorno del giudizio, così che non rimanga vivo nessuno eccetto Dio, e io con Lui. Successivamente Dio deve estrarre l'anima anche a me, e deve rimanere quindi solo nella vita eterna. Detto questo, gli feci un'altra domanda. Quando in un unico istante muoiono due uomini, e accade che uno si trovi in Oriente e l'altro in Occidente, come fai a estrarre insieme le loro anime? E lui rispose: forse tu non vedi, Maometto, che tutto il mondo si stende davanti a me così che nulla, quando anche valesse un solo denaro, mi può essere nascosto senza che io me ne accorga. E dunque, poiché tutto il mondo si mostra davanti a me nella sua piccolezza, non mi è faticoso estrarre insieme le anime, una qui e l'altra là. Fatto avea di la mane e di qua sera tal foce, e quasi tutto era là bianco, quello emisperio e l'altra parte nera, quando Beatrice
in sul sinistro fianco vidi rivolta e riguardar nel sole. L'aquila sì non li s'affisse un quanco, e sì come secondo raggio suole uscir del primo e risalire in suso, pur come pellegrin che tornar vuole, così dell'atto suo per gli occhi infuso, nell'immagine mia il mio si fece, e fissi gli occhi al sole oltre nostruso. Molto è lecito là che qui non lece, e le nostre virtù mercè del loco fatto per proprio dell'umana specie, io non soffersi molto né sì poco ch'io non dessi spavillar d'intorno come un ferro che bogliente esce nel fuoco. E di subito parve giorno a giorno essere aggiunto come quei che puote avesse il ciel d'un altro sole addorno, Beatrice tutta nell'eterne rote fissa con gli occhi stava, e io in lei le luci fissi di là su remote. Nel suo aspetto tal dentro mi fei, qual si fe Glauco nel gustar dell'erba che il fe consorto in mar degli altri dei. Trasumanar, significar per è verba, non si poria però l'esemplo basti a cui esperienza grazia serba. E io, Maometto, figlio di Abdillè, messaggero di Dio, vi dico che colui che si trova sulla terrazza più bassa del paradiso di Dio, di cui si è detto in precedenza, ha per proprio uso da ogni parte intorno a sé tanto spazio quanto potrebbe percorrere un uomo in 500 anni. Inoltre Dio gli dona in moglie 500 donne e 4000 vergini, tra le quali sceglierà le sue spose quando gli piacerà, e altre 8000 che non sono vergini per servirlo in ogni cosa. Quella che lui amerà di più, quando la vorrà abbracciare, verrà da lui spontaneamente per farlo. Il loro complesso sarà tale che per tutto il tempo in cui lui la amerà, lei non potrà separarsi da lui né lui da lei. Avranno davanti a sé una tavola imbandita, così che non mancherà loro nulla di ciò che vorranno mangiare o bere, poiché non appena poseranno le mani sulla tavola si sentiranno rifocillati come se avessero mangiato tutti i cibi del mondo, e allo stesso modo saranno sazi di bevande come se avessero appena allontanato la coppa dalle loro labbra. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui se a noi meridiana face di caritate è giuso intramortali, se di speranza fontana vivace. Donna, se tanto grande tanto vale, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volare sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. Anche di più, quando colui che si trova in paradiso ha in bocca uno dei frutti che si trovano lì e ne desidera un altro, subito quel frutto che sta mangiando acquista anche il sapore di quello desiderato, e tutto
tutto questo proviene dalla potenza di Dio. Quando uno arriva in paradiso, tutti quelli che si trovano lì gli vanno incontro e lo accolgono con grande gioia ed esultanza, come noi accogliamo i nostri parenti e amici quando tornano da un pellegrinaggio o da un lungo viaggio. E la moglie e i familiari che avrà in paradiso lo desiderano vedere più di quanto lo abbiano desiderato quelli che aveva in questo mondo. Sarà più corta mia favella, pur a quel ch'io ricordo che d'un fante che bagna ancor la lingua alla mammella. Non perché più ch'un semplice sembiante fosse nel vivo lume ch'io mirava, che tale è sempre qual sera davante, ma per la vista che s'avvalorava in me guardando una sola parvenza, mutando mio a me si travagliava nella profonda e chiara sussistenza dell'altro lume. Parvermi tre giri di tre colori e d'un contenenza, e l'un dall'altro come iri da iri parea al riflesso, e il terzo parea fuoco che quinci e quindi ugualmente si ispiri. Dopo che io, Maometto, messaggero di Dio, ebbi visto le grandi meraviglie di cui vi ho parlato ed ebbi a lungo osservato i paradisi e le donne di cui avete udito in precedenza, Gabriele e Ridoan, che erano con me, mi condussero in un luogo chiamato Zedarat al-Monta, che significa luogo spazioso, e mi mostrarono un albero così grande e bello che a stento potrei descriverlo. Oh, quanto è corto il dire e come è fioco al mio concetto, e questo a quel che vidi è tanto che non basta a dicer poco. Oh, luce eterna che sola in te sidi, sola t'intendi e da te intelletta intendente te ami e arridi. Quella circolazione che si concetta pareva in te come lume il riflesso dagli occhi miei alquanto circospetta. Dentro da sé, del suo colore stesso, mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. Al piede di questo albero sgorgava una fonte dall'acqua più limpida e chiara di qualsiasi cosa e più dolce del miele. Chiesi a Gabriele che fonte fosse. Lui rispose che era la fonte chiamata Al-Kaufkar, che significa fonte di grazia perfetta. Inoltre mi disse: sappi, Maometto, che Dio ha creato questa fonte solo per te e al tuo uso, e con ciò ti concesse più grazia e ti esaltò più di qualsiasi altro profeta che sia mai stato o che mai sarà, poiché non volle dare questa fonte ad altri che a te, ed ora in avanti puoi a ragione dirti profeta e messaggero di Dio sopra ogni altro. Qual è il geometra che tutto s'affige per misurarlo cerchio e non ritrova, pensando quel principio ond'egli indige? Tal ero io a quella vista nova. Veder volea come si convenne l'imago al cerchio e come vi si indova, ma non eran da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne. All'alta fantasia qui mancò
possa, ma già volgea il mio desio e il velle, siccome rota chi ugualmente mossa, l'amor che muove il sole e l'alto.